Mia sorella guida una Citroen C3 che forse è del 2000, 2003. La guida ancora, la macchina avrà 200.000 km, 250.000 km. È un motore 1200 benzina e oggi a me è capitata questa che è la nuova Citroen C3. Cioè, naturalmente dalla vecchia Citroen C3 ormai non ha più nulla, è un'auto totalmente diversa. Anche perché adesso il gruppo Citroën è il gruppo Citroën Peugeot, PS Automobili dovrebbe essere. È un 1200 3 cilindri, 61 kW, che dovrebbe essere 82 cavalli, se non erro. No, questo allestimento non ha tanti optional, ma adesso ve lo faccio vedere. Cioè, non ha tanti optional, però per esempio ha questi fari LED, totalmente LED, anche questi sicuramente sono totalmente LED. Ha i sistemi di sicurezza ADAS, perché lo vediamo dalla che ha il rilevamento dei segnali stradali. Il frontale, ma vuole scimmiottare, cioè i fari così stretti, forse li ho visti anche su alcune Peugeot, però sono molto molto carini. Non ha i cerchi, ha i copricerchi e sono comodi i copricerchi perché quando si graffia alla fine un copricerchio lo prendi, lo levi e cioè te lo compri nuovo. La chiave è una normalissima lama, una chiave a lama, perché vedete che qua c'è la serratura, quindi si può aprire facilmente anche così. Sul mio canale trovate tanti video dove faccio vedere come sostituire la pila di questo telecomando. Se vedete che questo telecomando è della Opel Corsa oppure della Peugeot 208, è la stessa chiave, quindi potete fare la stessa operazione. Qua c'è il bocchettone per il rifornimento a chiave, era un secolo che non lo vedevo a chiave perché ormai lo fanno tutti senza chiave. Qua dietro non ha particolari optional, non ha né sensori, non ha nulla. Vediamo, ok, l'apertura. Adesso ho chiuso la macchina. L'apertura la troviamo qua con queste lucette. Le luci della targa sono a LED. Bagagliaio abbastanza capiente. Kit di riparazione ormai, la ruota di scorta non la mette più nessuno. E adesso andiamo a vederci gli interni. Questi sono gli spruzzatori dei lavavetri. Spazzole nuove. Devo dire che internamente è croccante, è tutta plastica. È totalmente plastica rigida, molto rigida. È una 5 posti questa. Molta, molta, molta plastica. Solo due alzavetri. Ho fatto vedere in un altro video dove in una Citroen C3 uguale a questa, e questa è del 2021, si sono rotti precocemente i comandi dell'alzavetri. Poi non so se alla fine è un problema di tutte, però la plastica abbonda. Belle le maniglette. Questa è la leva per aprire il cofano anteriore dopo apriamo il cofano anteriore. Questo è il Line Assist che si può attivare e disattivare da qua. Comandi degli specchietti retrovisori e queste sono la regolazione dell'assetto dei fari. Le bocchettine sono normalissime, anonime direi. I comandi, vediamo cosa c'è qua. Aspetta. Ho acceso l'auto perché non vedevo che qua c'era il cruise control e il limitatore di velocità. È tutto molto, cioè, secondo me, molto antico in una macchina che alla fine dovrebbe essere moderna. Questa è la leva dei fari, non c'è il fari auto. Questo non so cosa sia, sinceramente. Ok, sì, vediamo che si accendono. Qua, guardate, a pochissimi chilometri, questa macchina ha 22.000 km. Anche una ruota che segnala, dice una ruota sgonfia. Questi sono i tasti dei settaggi. Il volante è un volante multifunzioni, mulista, telefono, però è semplicissimo, è in plastica, non è in pelle. È un plasticone, ha solo questa cromatura che dovrebbe essere in metallo, però per il resto è plastica. Bocchette anteriori, lo stesso, anonime, l'unica plastica alla fine lucida è su questo pezzo, tranne questa cromatura, che anche questa no, è un plasticone anche questo. Vediamo i comandi. I comandi sono normalissimi, aria condizionata con i tasti old style, addirittura 6 posizioni. Wow.
si riattiva il riciclo dell'aria calda fredda. Non vedo porte USB se non questa qua. Due portabicchieri che non ci staranno mai qua perché andranno a sbattere qua. Una presa 12 volt e questa, cavolo, questa leva del cambio, la leva del cambio Peugeot, cioè della Peugeot 208, è identica, alla fine è la stessa. Chiusura delle porte, triangolino d'emergenza. Non vedo, sì, i comandi radio abbiamo detto che sono qua. Autoradio che sembra uscita, non lo so, dagli anni 2000, perché tasto fisico, cos'è, una PlayStation 2, è bianco e nero, non ha nulla, non ha varie funzioni, alla fine è molto semplice, ti dice i parametri, lingue, puoi modificare qualcosina, ma non è che ti dà tanti controlli. Plafonierina che è incandescenza perché è 1000 gradi, retrovisore normale, alettine parasole con lo specchietto, bene, ma non hanno la luce. Vediamo il vano portaoggetti, che ci sembra è abbastanza profondo, non ha la luce e non è refrigerato, non ha nulla, è semplicissimo. Questi sono i tappetini di serie. Il freno a mano è un freno a mano normalissimo, meccanico naturalmente. Vediamo cosa è questo. Niente, lascio l'aria condizionata accesa perché mi sto praticamente sciogliendo, mi stanno sudando i documenti. E vediamo come si sta dietro. È abbastanza capiente, naturalmente è 5 porte, 5 posti, interni Isofix, c'ha le manettine qua. Non ha le maniglie per appendersi, però ha questi gancetti dove puoi agganciare delle grucce, dove ci metti le tue camicie. Non ha le cinture non sono regolabili in altezza, però il sedile credo sia regolabile in altezza. I poggiotesta si possono sollevare o abbassare a piacimento, cioè non ha tantissimo, ma alla fine è una versione base, quindi non possiamo chiedergli niente. Le casse audio le troviamo sia dietro che davanti, dopo provo a far sentire il suono. Dietro l'abbiamo già visto e adesso vado ad aprire il cofano anteriore perché voglio vedere questo tre cilindri. Questo tre cilindri, sinceramente non so se è un motore Peugeot o Peugeot Citroën, fatemelo sapere, però ho visto una cosa, che la culla che tiene il tassello del cambio è in plastica come le Opel. Poi per il resto è un semplicissimo tre cilindri benzina. Qua c'è il vano batteria qua sotto e questa è una fusibiliera. Qua ci sono le varie centraline, c'è molto spazio per lavorarci, quindi per molte cose, cioè, ci si può lavorare senza dover buttare giù il motore. Non c'è il pannello fonoassorbente come moltissime Opel, e ci tengo a dire che non c'entra che la macchina sia benzina o diesel, il pannello fonoassorbente, cioè nelle auto ce lo devi mettere, punto e basta. Ah, dimenticavo che il volante è regolabile in altezza tramite questa leva che possiamo aprire e chiudere, un po' duretta. E anche il sedile è regolabile in altezza, quindi nonostante sia una versione base ha alcuni optional veramente utili. I sedili, tessuto normalissimo, sembra gomma piuma gomma piuma, diciamo così, non voglio esprimermi perché poi non voglio scontentare nessuno. Ho appena controllato i pneumatici, li ho gonfiati, erano già gonfi, e ho resettato la spia dell'alert che segnalava un pneumatico sgonfio. Lo fanno molte volte con la variazione della temperatura, anche se i pneumatici alla fine sono sgonfi. So che questo motore è un motore molto economico, come vi ho detto è un 1300, da adesso ve lo dico, ma come vi ho già detto, sui 61 kW dovrebbe avere 82 cavalli, quindi è abbastanza sveglio ed equilibrato per il tipo di vettura, che è una vettura utilitaria da usare tutti i giorni. Il cambio, secondo me, cioè è un cambio Peugeot, poi ditemelo voi perché ne sapete di più sicuramente. L'autonomia
che mi dà con un pieno è di 820 km e credo che questa macchina di capacità serbatoio abbia 42 litri. E adesso andiamo a provarla. Io pensavo fosse un motore, cioè che questo motore fosse come il 1200 Nissan delle vecchie Micra K13, che era un motore lo stesso da 82 cavalli, 3 cilindri, era veramente molto molto sveglio. Però questo motore non penso sia così. Adesso ho l'aria condizionata accesa, ma non posso farne a meno, lo posso spegnere in pochissimi tratti, perché cioè qua il caldo è veramente aggressivo. Però devo dire che è abbastanza sveglia nonostante l'aria condizionata accesa. Naturalmente la macchina, cioè, non è piccolissima, è anche, cioè, ma abbastanza grande, cioè, abbastanza grande. Non, cioè, non è microscopica, in 5 ci si viaggia. Devo dire che ha un leggero rollio. Io adesso sono a 40 e la macchina è barca, ma questo può essere perché alla fine la spalla della ruota è alta. Questo lo trovo, il fatto che cioè, il rollio marcato in macchine che hanno i cerchi in ferro e magari la spalla della ruota è alta e quindi sia quello il problema. Adesso vediamo, voglio frugare il meno per vedere i consumi che mi dà, anche perché è istantaneo, difficilmente molte volte cioè, non sono attendibili. Per esempio questa adesso mi dà una media di 6,1 litro per 100 km, 6 litri per 100 km. Adesso sono in quinta, spengo un po' l'aria condizionata, cioè nonostante poi l'aria condizionata non è che l'aria condizionata ruba, utilizza credo 5-6 cavalli al massimo, però magari su una macchina del genere con 82 cavalli, togliendogli 6 cavalli inizi a sentirla. Naturalmente adesso la macchina è scarica, è vuota e sto guidando in piano, quindi. Però devo dire che il motore è un po', è un po' fiacco. Non me ne vogliano gli amanti della Citroën, però magari se si vuole qualcosa di molto brioso, questo motore è un po' addormentato. Adesso ho l'aria condizionata spenta. Sinceramente non ho sentito differenze, quindi non è una questione di aria condizionata o meno. È un motore, c'è un foglio di carta che va e viene. Ok, lo scontrino di un parcheggio. Però il rollio lo sento, anche in rettilineo muovendo lo sterzo, che si sente che è molto plasticoso. Però alla fine, io non so adesso quanto costa di listino questa macchina, devo controllare, ma penso che un 1200 così, benzina base, boh, costi 14.000 euro, roba del genere. Poi non lo so, adesso controllerò. Beh, mi è capitata, ero al lavoro e l'ho voluta controllare. Allora, ragazzi, no, niente, per me è una macchina senza infamia e nell'ode, così si dice, senza infamia e nell'ode. L'audio, Dice uso, sono tutte verificabili. vediamo, no, questo Il no, motore che presi vediamo. deve Bowie. Ma l'audio possiamo anche fare a meno di sentirlo. Il cambio è abbastanza buono, innesti rapidi. Neanche la frenata non è male. Ripeto, questa macchina ha 22.000 km, è quasi nuova. 2021 non ha nemmeno un anno. Un anno è qualche mese, roba del genere. Le bocchette sparano aria a manetta. Oh, sì, si regola. Ah, no, si regola delle bocchette, si regola su una parte qua è fissa, invece le altre parti si regolano. Vabbè, comunque ragazzi, penso di dimenticare nulla. Ci tenevo a provare questa macchina, ripeto, mi è capitata e quindi l'ho provata come al solito. Fatemi sapere la vostra, ditemi la vostra, scrivetela nei commenti e niente, vado a parcheggiarla.
Per oggi è tutto, alla prossima.